Ciao, io sono Cooker Girl e questo è il mio menù di Natale. A casa mia il 25 si mangia abbastanza tradizionale piemontese. Questo è uno dei miei antipasti piemontesi preferiti, flan di porri con salsa alle acciughe. Cominciamo con i porri. Vado a togliere la parte verde più coriacea, non la buttate perché in un brodo veramente andrà benissimo. Elimino anche lo strato un pochino più esterno. E poi li affetto finemente. Io ho già lavato questi porri, però ogni tanto possono avere ancora della terra all'interno. Nel caso basterà sciacquarli sotto acqua corrente per pulirli bene. Affettati tutti i porri, andiamo in padella e li facciamo stufare piano piano. Olio e un po' di burro. Aggiungiamo i porri. Un bel pizzico di sale, abbassiamo il fuoco e cuociamo dolcemente per 15 minuti. Porri e acciughe sono veramente l'emblema del Piemonte, quindi facciamo una salsina da accompagnare. Pentolino, un giro di olio, spicchietto d'aglio, facciamo scaldare dolcemente così da profumare l'olio. Non appena l'aglio inizia a sfrigolare, possiamo aggiungere le acciughe che dovranno iniziare a sciogliersi piano piano. Fuoco molto dolce per non bruciarle, mi raccomando. Non appena si crea una salsina, allora possiamo aggiungere la panna. E facciamo cuocere dolcemente 5 minuti, inizierà a sobbollire. La salsa ha un bel colorito, il profumo è incredibile. A questo punto tolgo l'aglio e per ispessirla leggermente ho dell'amido di mais che sciolgo in un pochino di latte. E piano piano la verso nella salsa, noteremo che inizierà da subito ad addensarsi, la salsa è a bollore, non necessariamente avremo bisogno di tutto questo latte perché dipende da quanto abbiamo ridotto la panna, quindi piano piano la aggiungo, circa un cucchiaio alla volta, aspetto che torni al bollore e controllo la consistenza. Io ne ho aggiunto circa la metà e ho raggiunto la consistenza perfetta. Non c'è bisogno di sale perché le acciughe sono già belle saporite. L'unico passaggio che voglio ancora fare è quello di frullarla velocemente così da renderla iper liscia. La salsa è pronta, la tengo in caldo coprendola, adesso non ci resta che passare alla cottura dei flan. Amo questa ricetta perché è semplicissima da ricordare. Oggi l'abbiamo fatta con i porri, ma si può fare ovviamente con qualsiasi tipo di verdura. L'importante sono le proporzioni. Qui ho i porri che sono stati cotti, intiepiditi e devono pesare 300 grammi. 300 grammi di verdura, 3 uova, 3 cucchiai di parmigiano e diamo una prima frullata. Adesso non ci resta che aggiungere 300 grammi di liquidi, in questo caso panna e latte in uguali proporzioni, quindi 150 grammi di panna e 150 di latte. Quindi insomma è una ricetta del 3, 300 grammi di verdure, 3 uova, 3 cucchiai di parmigiano, 300 grammi di liquidi. Ancora un pizzico di sale. E il composto è pronto. Qui ho gli stampi che ho ben imburrato e li ho messi in una teglia dai bordi alti. Riempiamo con il composto. Qui ho dell'acqua bollente, la verso nella teglia facendo attenzione che non vada sul flan. Dobbiamo coprirli fino a metà. E andiamo così in forno a 160 gradi, statico, per circa 30-35 minuti. Ho tirato fuori i flan dal forno, li ho fatti appena appena intiepidire. Se avete imburrato bene, i pirottini verranno fuori molto facilmente. Giusto per scaramanzia passo un coltello lungo i bordi, poi in un modo deciso. Voilà! Come tutte le ricette tradizionali, fatemi dire che vanno presentate così come sono. Quindi poche guarnizioni, andiamo con la salsa veramente a glassare questo flan morbidissimo. Bella liscia, bella calda, abbondante. Questo va mangiato col cucchiaino perché è di un'avvolgenza incredibile. È proprio un antipasto del cuore. Il 25 un primo non può assolutamente mancare e a casa mia sono i blin. Non è la versione iper tradizionale, ma ve l'ho detto, è il menù di Natale, gran famiglia. Cominciamo dal ripieno e quindi dalla carne. Ci serve una bella casseruola, possibilmente in ghisa, che possa poi andare in forno. Un bel giro di olio. E aggiungiamo la carne che ho già tamponato. L'onza di maiale, la salo leggermente, e giù in pentola. Questo è il suono che dobbiamo sentire. Polpa di manzo. E pasta di salsiccia, che ho compattato in una sorta di hamburger, dentro anche lei. Fiamma bella viva, è importante non girare la carne per almeno 3-4 minuti, quando sarà perfettamente rosolata vedrete si staccherà facilmente. Come vi dicevo, questa non è la ricetta tradizionale ma è quella che da sempre si fa nella mia famiglia. Spesso usiamo la salsiccia, la pasta di salsiccia, perché dà un po' di grassezza al ripieno, rendendolo molto saporito e anche un po' più scioglievole. Può essere che le diverse tipologie di carne impieghino tempi diversi per colorarsi. Ad esempio la salsiccia è già pronta,
Quindi la rimuovo dalla pentola e la tengo in una ciotola. Questa è un'operazione importante, quindi prendiamo tutto il tempo necessario per colorare bene la carne. Tolta la carne, nello stesso fondo aggiungo un po' di olio e andiamo con il classico soffritto. Cipolla, sedano e carota. Pizzichino di sale. La fase di rosolatura della carne è importante anche per creare un fondo che adesso, grazie alle verdure e al vino, andiamo a deglassare. Quindi con un cucchiaio di legno raschiamo bene la base della pentola, che mi raccomando deve essere bella dorata, caramellata, ma non bruciata. Questo è tutto sapore. Il soffritto è ben appassito, torniamo in pentola con la carne e con tutti i succhi che ha rilasciato. Alziamo leggermente la fiamma e sfumiamo con il vino abbondante. Faccio sobbollire circa 2 minuti, non c'è bisogno che il vino si asciughi completamente, anzi. E a questo punto aggiungo brodo di carne caldo fino a coprire circa metà la carne. Faccio riprendere il bollore, copro e andiamo così in forno a 160 gradi per circa 1 ora e mezza, 2. Insomma, la carne deve sfaldarsi completamente. Mi raccomando, ogni mezz'oretta andiamo a controllarla, a vedere se c'è bisogno di altro brodo e a testarne la consistenza. Passiamo alla pasta fresca. Farina 00, classica fontanella, uova intere e poi, come siamo soliti fare in Piemonte, anche una parte di tuorli. In Piemonte si fanno i tagliarini ai 40 tuorli, quindi 40 tuorli per chilo di farina, questa è un po' una via di mezzo. Le sbatto prima per bene e comincio ad incorporare la farina. A questo punto passo al tarocco e adesso via ad impastare. La pasta comincia ad essere bella corposa, rispetto a quella tradizionale deve essere leggermente più tenace, leggermente più dura, perché il ripieno invece lo teniamo un po' più morbido, un po' più umido. Dopo circa 10 minuti il panetto è bello liscio, allora non ci resta che metterlo in pellicola e riposa così a temperatura ambiente giusto il tempo che il ripieno è cotto. La carne è cotta, lo capiamo perché con un semplice cucchiaio si dovrà letteralmente sfaldare. A questo punto la trasferisco su un tagliere. E ovviamente tutto questo sughetto non va assolutamente sprecato. Lo rimettiamo sul fuoco, lo portiamo a bollore e lo facciamo ben ridurre. C'è chi ama passare la carne al tritacarne, c'è chi invece, come la mia famiglia, preferisce batterla al coltello, così da avere un ripieno un po' più corposo. Quindi semplicemente vado a tritarla finemente. Carne pronta, passiamo alla parte vegetale. Solitamente si usano delle erbe un po' amare, in questo caso endivia e spinaci. Li ho rispettivamente fatti appassire, gli spinaci poi ben stressati per eliminarne l'acqua e l'endivia solo in padella con un filo d'olio. Anche questi vanno tritati. Nel caso siate un tritacarne possono essere passate. Dentro nel ripieno, una mescolata alla carne con le verdure. La carne è comunque bella fine, a questo punto aggiungiamo gli altri ingredienti del ripieno. Parmigiano, abbondante. Un uovo e un tuorlo. E poi un piccolo segreto, un cucchiaio di mascarpone. Questo non è per niente tradizionale, ma soprattutto nei ripieni di carne aiuta tantissimo, perché quando l'agnolotto toccherà l'acqua bollente, il mascarpone si scioglie e rende quindi il ripieno molto più avvolgente. E infine l'ingrediente più importante, il fondo di cottura iperristretto. Vedete com'è denso? Questo è importantissimo, perché di fatto il ripieno deve essere sì umido, ma non bagnato. Adesso mescoliamo. Una manciata di pepe, aggiustiamo di sale e il ripieno è pronto. Se lo fate la sera prima è ancora meglio. La pasta ha riposato, cominciamo a stenderla. Ne prendo un pezzetto e la restante va sempre tenuta coperta in pellicola. La sottiglio un po' con le mani, un velo di semola e iniziamo a passarla. Diamo una piega e passiamo di nuovo. A questo punto iniziamo a stringere. La sfoglia è bella sottile, setosa, ne stendiamo una alla volta così che non si secchi. L'ho resa di una dimensione, diciamo così, lavorabile. Ripieno che per comodità ho messo nella sac à poche. Facciamo i classici mucchietti. Famiglia che vai, grandezza del plin che trovi, qui dipende veramente secondo cosa preferite. Capovolgiamo la sfoglia su se stessa e adesso pizzichiamo plin appunto molto bene. Mi raccomando, come ogni raviolo, ci assicuriamo di eliminare l'aria. Tagliamo. La bellezza del plin è che si formi questa piccola taschina che poi ovviamente verrà riempita con il sugo o la salsa che adesso andiamo a fare. Il ripieno è bello ricco. In Piemonte per assaggiarlo solitamente i plin vengono serviti al tovagliolo, cioè scolati e messi in un tovagliolo. Quindi noi siamo abbastanza, diciamo, puristi e lo facciamo semplicemente ripassato nel burro, nocciola. Quindi burro in padella,
Il burro si è sciolto completamente, inizia a spumeggiare, continuiamo la cottura a fiamma media fino a quando noteremo che cambierà colore, diventerà ambrato e anche il profumo ricorderà quello della nocciola. È questione di qualche minuto, quindi intanto butto i plin. Acqua bollente salata, non deve bollire troppo forte per evitare che i plin si aprano. Piano piano li caliamo. Vedete come sta cambiando colore? Nel momento in cui diventa ambrato bisogna essere veloci perché porta avanti la cottura molto facilmente. Aggiungo la salvia, giusto una mescolata e poi un mestolo di acqua di cottura. Il burro nocciola ha un profumo, ragazzi. E voilà! I plin sono cotti, giù in padella. Li ho fatti insaporire giusto un minutino. Adesso ho spento il fuoco. Aggiungo ancora una nocetta di burro fredda che aiuta a formare una cremina deliziosa insieme a del parmigiano. Non troppo, sempre per non coprire il sapore del ripieno. Cioè, belli cremosi, c'è un profumo meraviglioso. Impiattiamo. Piatto bello classico e dentro i plin. Sanno proprio di Natale. Finalmente siamo arrivati al secondo. Preparato una volta a Natale, non sono più tornata indietro. Un Wellington di rolata veramente, veramente incredibile. Cominciamo dalla carne. Questa è una rolata di coniglio, però ovviamente anche una rolata di pollo, se preferite, andrà benissimo. All'interno è farcita con prosciutto cotto. L'unico consiglio che vi do è di non farcirla con formaggio perché non è adatta per questa ricetta. Andiamo a salare abbondantemente su tutti i lati. Padella che è già rovente, un bel giro d'olio e iniziamo a sigillarla. Questo è il suono che dobbiamo sentire. La rolata è ben rosolata, ora la insaporiamo. Un cucchiaio di burro, abbondanti erbe aromatiche e la annaffiamo. Attenzione a non bruciare il fondo, mi raccomando, quindi fiamma media. Dentro la cipolla a tocchettoni, sedano a tocchettoni, carota. Facciamo giusto giusto insaporire. Questi sono tutti i profumi che voglio dare alla carne. Alzo la fiamma e sfumo con il vino bianco. L'alcol è per lo più evaporato, spegniamo. Copro con stagnola oppure se avete un coperchio che è adatto al forno potete usare quello. Andiamo così, forno statico, 170 gradi, per circa 35-40 minuti. Passiamo alla duxelle di funghi. Qui ho degli champignon che ho già pulito e semplicemente vado a tritarli piuttosto finemente. Un bel giro d'olio in padella e dentro i funghi. Fiamma bella vivace, dobbiamo far perdere tutta la loro acqua. Sono ben appassiti, pizzico di sale, una noce di burro e giù lo scalogno. Lo metto in questa fase perché prima abbiamo usato una fiamma bella vivace che ci serviva per colorare i funghi e far perdere la loro acqua, mentre adesso abbassiamo il fuoco in modo tale che lo scalogno possa appunto ammorbidirsi, appassirsi senza però bruciare. In ultimo sfumiamo con il brandy. La duxelle è pronta, spegniamo e facciamo raffreddare. La rolata è cotta, mi sposto su un foglio di carta assorbente. Con questo fondo ci potete fare una salsa con cui accompagnare appunto la rolata. Con delle forbici elimino lo spago che teneva insieme la rolata, la tamponiamo per bene e questa se la cuocete il giorno prima è ancora meglio. Non ci resta che assemblare il Wellington, quindi pellicola. Ho appena appena inumidito il banco così che la pellicola aderisca perfettamente. La sovrappongo e qui ho della verza che ho semplicemente sbollentato in acqua bollente salata, poi l'ho messa in acqua e ghiaccio così da bloccarne la cottura e ho rimosso la parte centrale che è un po' più coriacea. Anche questa va sovrapposta leggermente. A questo punto prosciutto crudo, quindi riprendiamo un po' la stratificazione classica, i funghi e qui facciamo uno strato fine e uniforme. Non resta che adagiare la rolata. Lasciamo circa due dita di lato ed eliminiamo eventuale esuberanza che ovviamente può essere recuperata, anzi deve essere recuperata. In modo sicuro e deciso avvolgiamo il tutto. Mi raccomando, stiamo ben stretti. Faccio giusto qualche buchino per eliminare eventuali bolle d'aria. Vedete com'è? È bello teso e compatto. A questo punto andiamo in frigorifero per almeno un paio d'ore. La rolata è ben fredda, ben compatta, possiamo ultimare il piatto. Qui ho della pasta sfoglia che in questo caso, fatemi dire, vale la pena prendere da un panificio perché deve essere veramente iper fragrante alla francese. Con una forbice eliminiamo la pellicola e prima di arrotolare mi ricavo qualche striscia di sfoglia con cui fare una piccola decorazione. Le tengo da parte. Posiziono la rolata all'incontrario perché adesso arrotolandola sarà rivolta nel modo giusto. Eliminiamo quella in eccesso e qua la chiudiamo. Come se fosse un pacchettino di Natale. Rimbocchiamo la sfoglia, la trasferiamo sulla teglia, spennelliamo con tuorlo e panna.
Con la sfoglia ho creato una piccola treccia di decorazione. Eliminiamo gli eccessi. Ovviamente diamo una spennellata anche a questa. Qualche fogliolina di timo e in ultimo un bel pizzico di sale in fiocchi. Questa meraviglia cuoce in forno ventilato a 170 gradi per circa 30-35 minuti. Ho sfornato la rolata e l'ho lasciata raffreddare per circa un quarto d'ora, questo è molto importante. E adesso possiamo andare finalmente a tagliarla. Fette belle spesse. Come vi dicevo, io con il fondo di cottura della rolata ho preparato una salsa di accompagnamento. E questa, fatemi dire, non ha bisogno di nient'altro. Mamma mia, è davvero speciale e se non si fa Natale, spero davvero che il mio menù vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa mangiate voi a Natale. Un bacione e buone feste!